Tiki, è più la rabbia per come è sfuggita la partita o più la consapevolezza di aver fatto veramente un match sontuoso questa sera contro Ferrara? In questo momento c'è sicuramente la rabbia, il dispiacere per non aver portato a casa una partita meritata. Nello stesso tempo ai ragazzi ho detto alla fine che questo è il punto di partenza da cui partiamo. È una squadra che se gioca sempre così se la può giocare con tutti e sappiamo qual è il nostro obiettivo e in questo momento siamo su una strada che abbiamo dimostrato che possiamo competere con tutti. Chiaro che in questo momento la delusione, il dispiacere, la rabbia non è il sentimento giusto da usare in questi momenti, c'è perché abbiamo fatto una grande partita e alla fine ci siamo spenti. Purtroppo questa pallacanestro, bravi loro che ci hanno creduto fino in fondo. Come si spiega questi ultimi tre minuti e questo blackout finale? Poca finale. Lucidità, sì, 75-68, loro hanno fatto tre canestri da tre e ne abbiamo sbagliati. Questa è la pallacanestro, però noi potevamo fare la scelta migliore. Da dove ripartire e come recuperare le energie in vista di domenica? Recuperare le energie dando domani il giorno libero che era previsto all'allenamento e poi pronti per la prossima battaglia.